Caro clan, bentornati sul canale del clan del Vichingo. Allora, dovevamo fare una live e commentarla insieme, ma mi sono riguardato un po' le ultime live e troppi scatti. La linea non andava, molti problemi, quindi mi sono detto, lo registro così, come se fosse una live, ma è registrata. Ovviamente oggi finiremo insieme Lingling Saga, lo so, è specchiato, però conoscete benissimo il libro della quale parliamo molto spesso e citiamo sempre di più perché è un testo fondamentale. Quindi, oggi, ultima parte, le ultime 7 pagine, più o meno. Quindi, recuperatevi le live precedenti se non sapete di che cosa stiamo parlando. E iniziamo. Potete anche solo ascoltarlo il video, intanto andrò a leggere e magari a commentare qualcosa insieme. Capitoletto 43. Morte di Re Granmar e Jorvard. L'autunno dopo, Re Granmar e suo genero Jorvard andarono a una festa in una delle loro fattorie dell'isola di Sile. Le isole di Sile, ovvero nel lago di Maelare. Non so bene dove sia, ma magari qualcuno di voi la conosce. Quando furono al banchetto, Re Ingjald venne nella notte con le sue truppe, circondò la casa e la bruciò, con tutti i loro uomini all'interno. Poi prese possesso di tutto il paese di quei re e se ne mise a capo. Re Ogni e suo figlio Hildur compivano spesso incursioni a cavallo nei domini svedesi e uccidevano gli uomini di Re Ingjald, che aveva messo al comando del regno che era appartenuto al loro parente Granmar. Questa lotta tra i Re Ingjald e Ogni continuò per molto tempo, ma Re Ogni difese il suo regno contro Re Ingjald fino al giorno della sua morte. Re Ingjald aveva 2 figli da sua moglie, la maggiore chiamata Asa, l'altro Olaf. Gautild, la moglie di Ingjald, inviò il ragazzo a suo padre adottivo Bove nel West Gotland, dove fu cresciuto insieme a Saxe, figlio di Bove, che aveva il cognome di Flette. Di staccato Flette. Era un detto comune che Re Ingjald aveva ucciso 12 re e li aveva ingannati con il pretesto della pace, se vi ricordate, ad Uppsala. Fu quindi chiamato Ingjald il malfidato. Egli regnava ora sulla maggior parte della Svezia, diede la figlia Asa in moglie a Gudrod, re di Scania, e lei era come suo padre nel carattere. Asa portò Gudrod a uccidere suo fratello Halfdan, padre di Ivar Vidfavne. I nomi, però. E portò anche alla morte del marito Gudrod, per poi fuggire dal padre, e anche lei prese quindi il nome di Asa, la malfidata. Quindi, come sempre, vedete che la discendenza porta comunque sia qualcosa del carattere dei nostri avi, in questo caso di suo padre. È quasi una questione genetica, diciamo. 44. La morte di Ingjald. Ivar Vidfafne venne a Scania dopo la caduta di suo zio Gudrod e radunò un esercito in tutta fretta per spostarsi con esso in Svezia. Asa era già tornata da suo padre e Re Ingjald era una festa a Reyning, che Reyning è un villaggio nell'isola di Fogd, nel mare di Mjølner, quella di prima. È probabilmente la Reginn del racconto. Allora, Re Ingjald era ad una festa quando seppe che l'esercito di Re Ivar era nel distretto. Ingjald pensò di non avere la forza di andare in battaglia contro Ivar e vide bene che se avesse battuto in ritirata i suoi nemici avrebbero sciamato intorno a lui da tutti gli angoli. Lui e Asa presero una decisione che è diventata celebre.
Bevvero fino a quando tutti i loro uomini furono ubriachi, fradici, e poi diedero fuoco alla sala e fu completamente bruciata, con tutti quelli che vi erano dentro, compresi se stessi, Re Ingjald e Asa. Così, dice Théodulf, con piedi di fuoco la fiamma divorante cacciava una regale preda a Raining, dove Re Ingjald regalò una tomba splendente a tutti i suoi. Sulla sua stessa casa il fuoco alzò, un atto che i suoi nemici ancora lodarono. Perì così per sua stessa mano, rinunciando alla vita per la libertà. Quindi quasi meglio uccidersi con le proprie mani che essere uccisi in maniera molto più atroce dal nemico. Anche se questa cosa si potrebbe contrapporre col senso di morire con gloria in battaglia. Questa è una cosa molto particolare, secondo me è uno dei pochi esempi di, diciamo, suicidio nei carmi o nelle leggende. Andiamo avanti. 45. Di Ivar. Ivar Vidfafne sottomise tutta la Svezia. Egli portò in sudditanza a sé tutti i domini danesi, una grande quantità del Saxland, tutto il paese orientale e un quinto dell'Inghilterra. Dalla sua stirpe discendono i re di Svezia e Danimarca, che hanno avuto l'autorità suprema in quei paesi. Dopo Ingjald, il malfidato, il dominio di Uppsala cadde dalla stirpe Ingling, nonostante il lungo tempo che potevano vantare dal dominio dei loro antenati. Un ribaltamento. Qui abbiamo un ribaltamento totale di ciò che era quasi tradizione. Cambiano le carte in tavola. 46. Di Olaf il Tagliaboschi. Quando Olaf, figlio di Re Ingjald, seppe della fine del padre, andò con gli uomini che decisero di seguirlo a Neriche. Poiché tutta la comunità svedese si era unita di comune accordo per scacciare la famiglia di Ingjald e tutti i suoi amici. Ora, quando gli svedesi ebbero notizie di lui, egli non poteva rimanere lì, ma andò verso ovest, attraverso la foresta, a un fiume che viene dal nord e sfocia nel lago Venner, e si chiama fiume Klar. Andava ad ovest. Teniamo sempre a mente anche il video che ho fatto dei punti cardinali, secondo me ci potrebbe tornare utile. Si accamparono e andarono verso i boschi e li abbatterono, li bruciarono e quindi vi si stabilirono. Presto vi furono grandi distretti che insieme furono chiamati Vermeland, scusate, e si viveva bene lì. Ora, quando emerse che Olaf in Svezia stava abbattendo le foreste, risero delle sue azioni e lo chiamarono il Tagliaboschi. Olaf aveva una moglie chiamata Solva, o Solveig, una figlia di Gultland. Non mi sono complicati. Ad ovest, nel Soleiar, Alfdan era un figlio di Solve Solvarsson, figlio di Solve il Vecchio, che per primo si era stabilito su queste isole. La madre di Olaf a Tagliaboschi si chiamava Gautlid e a sua madre era Alof, figlia di Re Olaf il Lungimirante, a Neriche. Olaf e Solva ebbero due figli, Ingjald e Alfdan. Alfdan fu portato a Soleiar, nella casa del fratello di sua madre Solve, e fu chiamato Alfdan Vitbane. Su Soleiar c'era una piccola nota. Distretto comprendente parte del continente e l'arcipelago delle Soloer. Ok, quindi abbiamo visto un attimino come si è stabilito Olaf e la sua origine, i suoi avi e la sua progenie. Andiamo avanti. 47. Ovviamente siamo abituati che appena conosciamo un personaggio, il capitolo dopo è la morte di Olaf il Tagliaboschi. Ovviamente, giustamente.
ovviamente. C'erano un gran numero di persone che lasciarono la Svezia a causa del re Ivar, e quando seppero che il re Olaf aveva ottenuto buone terre a Vermeland, in tantissimi vennero lì da lui, talmente tanti che la terra non poteva bastare per loro. Poi vennero tempi duri e carestie, che essi attribuirono al loro re, poiché gli svedesi solevano sempre attribuire raccolti buoni o cattivi a favore o contro il loro re. Gli svedesi non presero bene il fatto che Olaf fosse parsimonioso nei suoi sacrifici e credevano che i tempi duri fossero causati da questo. Gli svedesi, quando radunarono le truppe, organizzarono una spedizione contro il re Olaf, circondarono la sua casa e la bruciarono, dando lui stesso ad Odino come sacrificio per i buoni raccolti. Ciò accadde al lago Venner. Così narra Théodulf. Il lupo del tempio, ovvero il fuoco che divorava il corpo di Olaf. Il lupo del tempio, dalle rive del lago, ora il cadavere di Olaf divorava. Lo spianatore di foreste moriva al santuario di Odino sulla sponda del lago. Le incandescenti fiamme, il re, gli svedesi, spogliarono dei suoi regali abiti. Così Olaf, famoso in tempi che furono, scomparve dalla terra alla riva del Venner. Una morte donata, ceduta e in onore ad Odino. È molto particolare perché qua Odino nella Yngling saga era un comandante, ricordiamocelo, era una persona in carne e ossa, era un comandante militare. E loro sacrificano un re a questo comandante, praticamente. Non è inteso come il dio che conosciamo tutti noi qua sul canale, era il comandante, e loro sacrificano. Andiamo avanti. 48. Halfdan Witbane viene fatto re. Quelli tra gli svedesi che avevano più comprensione capirono che i tempi duri erano causati dal gran numero di persone che la terra non poteva sostenere, e che il re non poteva essere accusato di questo. Presero la decisione, quindi, di attraversare la foresta Eida. La foresta Eida, una foresta disabitata che allora, e anche in tempi più recenti, copriva la frontiera meridionale tra Norvegia e Svezia. Ok, quindi andarono in questa foresta, con tutti i loro uomini, e giunsero inaspettatamente a Soleier, dove misero a morte re Solve, presero Halfdan Witbane prigioniero e lo fecero loro capo e gli diedero il titolo di re. Allora lui sottomise a Soleier e procedette con il suo esercito a Raumarike, saccheggiò e sottomise anche quel distretto con la forza delle armi. Andiamo avanti. 49. Di Halfdan Witbane. Halfdan Witbane divenne un grande re, aveva sposato Asa, una figlia di Eystein il Severo, che era re della gente delle terre alte, e governava Hedemark. Halfdan e Asa ebbero due figli, Eystein e Gudrod. Halfdan sottomise una grande parte dell'Hedemark, Toten, Hadeland e gran parte della Ovestfalda. Allora, sono tutti distretti della Norvegia e nel sud della Norvegia, ad eccezione delle terre alte, che evidentemente includevano le parti superiori delle valle, le cui acque scorrono verso nord dal crinale divisore. Ok, quindi abbiamo anche più o meno capito la zona. Visse fino alla vecchiaia e morì nel suo letto a Toten, da dove il suo corpo fu trasportato in Ovestfalda. E fu sepolto in un tumulo in un luogo chiamato Skyrid. Così dice Théodulf. Halfdan, stimato da amici e nemici, prende infine riposo dalla lunga vita. L'uomo anziano, infine, anche se tardi, cedette in Toten al fatto ineluttabile.
A Skierensgale pende su di lui una roccia che sembra piangere il prode Halfdan a capi e persone care, che ebbe da tutti una lacrima silente. Quindi stimato da amici e amici, è morto di vecchiaia, una cosa abbastanza rara come stiamo vedendo qua nel libro dell'Inglinga Saga. Ma procediamo, procediamo. Di Ingjald, fratello di Halfdan. Ok. Ingjald, fratello di Halfdan, era re di Vermeland, ma dopo la sua morte, re Halfdan aveva preso possesso del Vermeland, imponendo tributi e collocandovi Jarl finché visse. E boh, finisce così. Tranquillo, semplice, pacato. Abbiamo ancora poche pagine e siamo alla fine. La morte di re Eystein. Eystein, figlio di Halfdan Vidbane, divenne successivamente re delle Raumariche e dello Sval, e dell'Ovest Falda. Aveva sposato Hilde, una figlia di Eric Agnarsson, che era re dell'Ovest Falda. Agnar, il padre di Eric, era figlio di Sigtyrg, re del distretto di Vend. Re Eric non ebbe figli maschi e morì quando re Halfdan e Vidbane era ancora in vita. Il padre e il figlio Halfdan e Eystein presero quindi possesso di tutta l'Ovestfalda, che Eystein governò finché visse. A quel tempo viveva Varna, un re chiamato Skjold, che era un grande stregone. Attenzione, attenzione. Re Eystein andò con alcune navi da guerra a Varna, vi compì delle razzie e portò via tutto quello che poteva trovare tra indumenti o altri oggetti di valore, e scorte dei contadini, e uccise il bestiame e la baia per le provviste, per poi andarsene. Re Skjold venne alla baia con il suo esercito proprio quando Eystein era sul fiordo, ad una distanza tale che il re Skjold poteva vedere solo le sue vele. Allora egli prese il suo mantello, lo agitò e vi soffiò dentro. Re Eystein era seduto al timone mentre navigavano oltre le isole Jarls, e un'altra nave navigava a fianco della sua, quando arrivò un'onda, con la quale il boma dell'altra nave colpì il re scagliandolo in mare, cosa che risultò nella sua morte. I suoi uomini pescarono il suo corpo e fu condotto a Borre, dove un tumulo fu eretto nella parte alta, verso il mare a Raden, nei pressi di Vodle, che Vodle è oggi la fattoria Vold, sulla quale rimangono ancora i cumuli di Eystein e di suo figlio Halfdan. Ah, interessante. Così dice Théodulf. Alla buona nave sua sedeva re Eystein, di boma un colpo subito all'inferno lo gettava, e l'eroe cadde nel profondo dell'acqua salmastra. Nel furioso vortice di Loki, wow, la figlia del fratello di Tempesta, Helgrim, ovvero antico inglese per malvagio, fosco, orribile, in questo caso è un attributo di El, figlia di Loki. Ok. Helgrim, la sua anima, lontano ghermiva. Ed ora, dove la baia del mare di Vodle riceve la gelida corrente, sorge la tomba di Eystein, il buono, il valoroso. Quindi, per colpa di uno stregone, chiamiamolo così, ha trovato la morte. Ha trovato la morte di Halfdan il mite. Siamo alla, ci manca praticamente una, tre pagine. Halfdan era il nome del figlio di re Eystein che gli succedette. Fu chiamato Halfdan il mite, ma il cattivo animatore. Infatti egli era celebre per essere generoso e per dare ai suoi uomini tanto oro quanto altri re davano in argento, ma li affamava per quanto riguardava il cibo. Era un grande guerriero
che era stato a lungo in spedizioni vichinghe e aveva ottenuto grandi proprietà. Era sposato a Liv, una figlia del re Dag di Westmar. Oltar, in Ovestfalda, era la sua casa principale ed egli morì lì, sul letto di malattia, e fu sepolto a Borre, sotto un tumulo. Così dice Théodulf. Per invocazione di El, un grande re fu chiamato al Ting di Odino. Re Alfdan, che a lungo dimorò a Oltar, deve obbedire al triste fato. Nella terra di Borre, in un antro regale, deposero l'eroe nel suo tumulo. Questa è una delle cose più belle che abbia mai letto. Fu chiamato al Ting di Odino e deve obbedire al fato. Obbedisci. Non sei schiavo del fato. È diversa come concezione. Di Gudrod, il cacciatore. Gudrod, figlio di Alfdan, li succedette. Fu chiamato Gudrod il Magnifico e anche Gudrod il cacciatore. Aveva sposato Alfhild, una figlia del re Alfarin di Alfheim. Alfheim, uno dei nuovi mondi dell'Yggdrasil, dimora degli Elfi. Snorre descrive gli Elfi chiari come più belli del sole. Spesso sono accostati ai Vanir. Gli Elfi scuri dimorarono in Svartalfheim e sono abilissimi artigiani, sono gli antenati della razza dei nani, non necessariamente i comuni nani dell'immaginario fantasy. C'è da sottolinearlo. Scusate. Ed ottenne con lei metà del distretto di Vingulmark. Vingulmark è un vecchio nome per l'area della Norvegia che oggi costituisce le contee, parti occidentali di Arkesus e zone orientali di Buskerud e il sito della capitale Oslo, ovviamente. Loro figlio Olaf fu poi chiamato l'Elfo di Gerstad. Alfheim, a quel tempo, era il nome della terra tra i fiumi Glommen e Gota. Ora, quando Alfhild morì, il re Gudrod mandò i suoi uomini a ovest verso Agder, al re che vi governava e che era chiamato Harald il Barbarossa. Dovevano avanzare proposte per sua figlia Asa, per conto del re, ma Harald declinò la proposta e gli ambasciatori tornarono dal re e gli comunicarono il risultato della loro missione. Poco dopo il re Gudrod mise le sue navi in acqua e procedette con una grande forza verso Agder. Subito approdò e venne del tutto inaspettatamente durante la notte a casa di re Harald. Scusate, mi sono incespicato un attimo. Quando Harald fu consapevole del fatto che un esercito fosse nelle vicinanze, uscì con gli uomini che aveva con sé e vi fu una grande battaglia, anche se avrebbe voluto molti più uomini. Re Harald e suo figlio Gidr caddero. Re Gudrod prese un grande bottino. Egli portò via con sé Asa, figlia di re Harald, e la prese in sposa. Ebbero un figlio dal loro matrimonio, chiamato Alfdan, e l'autunno, che Alfdan ebbe un anno, Gudrod andò a un giro di feste. Rimase con la sua nave a Stiflesund, dove avevano bevuto molto, tanto che il re fu assai ubriaco. In serata, quando era buio, il re lasciò la nave e, dopo aver attraversato la passerella dalla nave alla riva, un uomo gli corse incontro, lo trapassò con una lancia e lo uccise. L'uomo fu immediatamente messo a morte e la mattina, quando venne la luce, si scoprì che egli era il paggio di Asa e lei non nascose che ciò era stato fatto su suo ordine. Così ne parla Théodulf. Gudrod è andato al suo lungo riposo, nonostante tutto il suo orgoglio altezzoso,
la lancia di un traditore lo trapassò, poiché Asa la vendette in seno accarezzò. E quando, oppresso dal vino, barcollava l'eroe dalla sua nave, la crudele regina il suo schiavo lasciò andare a commettere l'atto di cui io sto a cantare. Ed ora il re, di lunga discendenza, a Stifelsund, nel giaciglio antico dell'antica stirpe di Guthord, giace. Io voglio tutto quello che ha scritto Théodulf in un solo libro, lo voglio assolutamente. La morte di re Olaf. Olaf venne al regno dopo suo padre. Era un grande guerriero, un uomo capace, ed era inoltre notevolmente bello, molto forte e alto di statura. Aveva lo sfalda, poiché re Algeir aveva preso tutto il Vingulmark e messo suo figlio Gandalf al comando. Sì, Gandalf, veramente. Padre e figlio fecero guerra al Raumerike e sottomisero la maggior parte di quella terra e il distretto. Ogni era il nome di un figlio del re delle Terre Alte, Einstein il Grande, che sottomise a sé la totalità di Edenmark, Toten e Adeland. Poi il Vermeland sfuggì ai figli di Gudrod e si sottomise con il pagamento di tributi al re svedese. Olaf aveva circa 20 anni quando Gudrod morì, e dato che suo fratello Halfdan ora condivideva il regno con lui, lo divisero fra di loro. Così Olaf ottenne la parte meridionale e Halfdan quella orientale. Re Olaf aveva la sua residenza principale a Geirstad. Geirstad, questa antica sede della famiglia reale, in piccolo dovrebbe essere stata una fattoria chiamata Geirstad, nello stesso quartiere Tilling in cui era situata Skiringsal. Ok, quindi aveva una residenza lì. Là morì di una malattia al piede e fu posto sotto un tumulo a Geirstad. Così canta Théodulf. Allungo questo ramo del gambo di Odino fu il puntello robusto del regno di Norvegia. Allungo il re Olaf con giusto orgoglio governò nell'Ovestfalda, in lungo e in largo. Alla fine, dalla crudele Gotta oppresso, il buon re Olaf cadde a riposo. Nella terra il corpo ora si trova, sepolto a Geirstad nel suo tumulo. E caro Calan, siamo arrivati all'ultimo capitoletto. E poi tireremo le conclusioni, una breve conclusione insieme. Di Rongvald alto una montagna. Rongvald era il nome del figlio di Olaf che fu re dell'Ovestfalda dopo suo padre. Fu chiamato alto come una montagna e Théodulf di Ivna compose per lui la Ynglingatal, ovvero il poema antico a cui si rifà Snorri per la sua saga degli Ynglingar, ora alla sua fine, che segna l'inizio delle Heimskringla, le saghe dei re di Norvegia, in cui dice: «Sotto la cupola blu del cielo, un nome mai conobbi più degno della fama che quello di Rongvald, la cui mano sapiente potrebbe domare i beffardi della terra. Rongvald, che sapeva così bene guidare i selvaggi cavalli marini nella marea, alto una montagna, era il fiero nome, con questo fu dato il re alla fama. I cavalli del mare, ovvero una kenning molto comune nella poesia scaldica per indicare le navi». Caro clan, è così. Fine l'Ynglinga Saga, un testo fondamentale. Ci abbiamo messo 5 o 6 live puntate così, ma ne vale la pena. È un libricino piccolo, sono 46 pagine, si legge in un giorno. Noi ci abbiamo messo di più perché l'abbiamo letto insieme e commentato insieme. Quindi, caro clan, io ve lo consiglio. Se siete all'inizio degli studi, soprattutto, vi consiglio l'Ynglinga e Ledda.
Io vi consiglio questi due insieme ai miti nordici, ovviamente. Quindi, caro clan, grazie per aver seguito insieme a me questo libro, per averlo letto e scoperto insieme. Io vi do appuntamento per dei prossimi video. Sì, ce li ho le saghe dei re della Norvegia. Potremmo fare anche quello, ma a settembre invece vi porterò altre cosucce. Ma prima di arrivare a settembre parleremo di altre cose, ovviamente. Caro clan, grazie per essere rimasti con me fino ad adesso. Abbiamo concluso anche l'inglinga e vi do appuntamento per dei prossimi video. A presto, guerrieri!